Ciao a tutti, bentornati a Crocchette, lo spin-off ufficiale di Book Crossing, il programma di Radio Becco TV Angelica che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16. Parliamo di libri, di belle notizie, di tutto quello che ci sta in mezzo. E qua vengo, mi faccio vedere, mi mostro e cerco di raccontarvi il libro che mi è piaciuto di più durante la settimana. Questa settimana che abbiamo passato insieme è stata una settimana particolare, abbiamo voluto affrontare una tematica importante, almeno per me personalmente, ci siamo voluti soffermare sugli ultimi. Le ultime persone, le ultime realtà che durante la quarantena non sono state considerate o almeno hanno avuto troppo poca voce in capitolo. E in questi giorni è più attuale che mai il libro che ho deciso di portarvi qui a Crocchette. Sto parlando ovviamente di Umanità in rivolta, la nostra lotta per il lavoro e il diritto alla felicità di Aboubakar Soumaoro, edito per Feltrinelli. Un libro che è uscito l'anno scorso. Aboubakar Soumaoro è un sindacalista, ha studiato anche sociologia e si è fatto valere soprattutto nei campi del caporalato italiano, cercando di riportare all'attenzione la dignità dei lavoratori. Aboubakar proprio in questo periodo sta alzando la voce il più possibile, accompagnato da tutti i lavoratori del territorio italiano per indire uno sciopero contro la sanatoria di cui abbiamo sentito parlare durante i telegiornali, e questo libro penso che possa essere un bel modo per conoscere il suo pensiero, ma soprattutto per arricchire la nostra consapevolezza nei confronti di alcune vite, di alcune realtà che sembrano lontanissime da noi, ma invece ce li ritroviamo a tavola nel nostro frigo tutti i giorni. Umanità in rivolta, Aboubakar Soumaoro, il consiglio di crocchette di questa puntata.